Ecco, noi parlavamo di provinciali che non sono più tali nel senso tradizionale. Anche l'Avellino fa parte di queste squadre, mi pare, no? Senz'altro, perché la Roma e i tifosi giallorossi speravano in un successo dopo aver la vittoria in trasferta con il Cagliari. Invece l'Avellino qui si è presentato un avversario difficile, deciso a vender caro la sua pelle. Ecco, la linea Torino Carino per questo 0-0 fra Ascoli e Torino. Ci vuoi tagliare un pochino? Sì, non puoi, no? Indubbiamente, Paolo, questo punto fa comodo a tutte e due. Difatti entrambe le squadre non è che abbiano usato troppo per ottenere di più. State Vasino. Sì, la sfida diretta per la Coppa UEFA tra Inter e Perugia l'ha vinta nettamente l'Inter. Forse però il confronto col Brescia non era l'occasione migliore, vero Sposini? Come stimoli, diciamo. No, anche perché il Perugia veniva da uno 0-5 di domenica scorsa a Roma, ha fatto 0-0 oggi, può sembrare un risultato buono al confronto. Invece è stato il solito brutto ennesimo 0-0.